La giornata. Cosa c'è da sapere? Oggi il vertice di centrodestra. Gli alleati non vogliono concedere a Meloni la premiership. Nell'altro campo Calenda si lancia per Palazzo Chigi, ma intanto Letta incontra Sala e Di Maio. È mercoledì 27 luglio, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Subito ho visto che nel dibattito pubblico andrete mica negli ombrelloni a rompere i coglioni alla gente, e noi partiamo dall'idea che c'è metà Italia che negli ombrelloni non c'è perché è nelle case e perché non ci sono le condizioni di andare sotto gli ombrelloni. Enrico Letta, nella direzione del PD, ci tiene a dire che il porta a porta elettorale è autentico e necessario e che la campagna balneare sarà limitata perché deve essere più periferica, più cittadina, attenta al disagio sociale. Anche perché è nei centri urbani che i democratici hanno la loro base. Si vedrà. Intanto nel prossimo incontro del partito tra il 9 e l'11 agosto verranno presentate le liste che con la riduzione dei parlamentari, 600 in tutto tra Camera e Senato, sono difficili da formulare. Le alleanze pure, Conte o Calenda? Questo giro il movimento non può che saltarlo per il segretario, il draghicidio lo deve pagare. Addirittura Goffredo Bettini, il dem che sussurrava a Conte, dice che l'ex premier ha sbagliato. Ma non tutti demordono nel partito e fuori, per esempio a sinistra, dalle parti dei rossoverdi Bonelli e Fratoianni. I 5 Stelle prima o poi si devono recuperare. E però è un dato di fatto che in questi primissimi giorni di campagna l'accento sia caduto sia di qua che di là, essenzialmente sulla premiership. I programmi sembrano tutti da definire. Un grande paese non si può fermare a solo una persona. E se Draghi domani dice no, guardate, qualunque cosa accada, lo spread, il macello, io non sono disponibile, bene, allora mi candiderò io e faremo questo percorso. Sorpresi? Carlo Calenda, che per carità sponsorizza Mario Draghi bis come Matteo Renzi, come Luigi Di Maio, senza sapere cosa Mario Draghi mai si aspetti ora dalla vita. L'autunno sarà difficilissimo, ha comunque rimarcato ieri l'ex banchiere. Afferma Calenda che se proprio non ci stesse, allora lui è disponibile per andare a Palazzo Chigi. E dunque Enrico Letta che fa? Rivela agli italiani di essere pronto come front runner, anche se lunedì il suo nome era già stato incollato a un'ipotesi premiership. E Calenda ancora, vedete come cambiano le cose nel giro di una manciata di ore? Diversamente dal Di Maio chi di 2 giorni fa, adesso afferma: a me non importa nulla, non credo che questo paese pensa si debba investire su di lui, ma sceglieranno gli italiani. Ieri, intanto, il Di Maio medesimo ha visto proprio Letta, insieme a Beppe Sala, per ora sindaco di Milano. Nell'altro campo, cioè la destra centro a trazione sovranista, si frena in tutti i modi la resistibile ascesa di Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi si reinterpreta lucido statista, fingendo che, aperte virgolette, quello del candidato premier è un tema che non mi appassiona. Io, presidente del Senato, non ho bisogno di alcuna ricompensa, come se fosse un'onta mai subita quella della cacciata nel 2013 proprio da Palazzo Madama. Ma il punto è che in casa degli azzurri, per tradizione, si guardano i sondaggi e al di là delle idiosincrasie, quella di Meloni è destra-destra e poi è pure donna, per Forza Italia la premiership della leader sarebbe un bel guaio perché spaventerebbe gli elettori più moderati. Oggi se ne vedranno delle belle a porte chiuse alla Camera per il vertice della triplice Meloni-Salvini-Berlusconi. Un'ipotesi è che ognuno porti il suo candidato premier, ma va detto che la quota nera costringe a derubricare la questione di genere, una presidente del Consiglio in Italia non c'è stata mai, anche tra le politiche più progressiste, che da tempo martellano il tetto di cristallo pur rimanendo sempre un punto dalla cima. Perché una non vale una, in fondo questa è la verità. No hay mediaciones posibles, o se dice sì, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas!
parcelas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche Indie Hub Studio.